filosofia di Hegel è che viene presentata spesso come qualcosa finito, compiuto, non dinamico. E invece, leggendo i vari manoscritti e anche dovendo soggettivamente capirlo e fare la trascrizione, offre almeno per loro che fanno sia la trascrizione sia anche una traduzione, una possibilità di dinamizzare il pensiero di Hegel. Anche la comparazione tra il manoscritto di 21 e 24 e poi 27 a noi dà una tale possibilità di dinamizzare, anche di vedere il sviluppo del pensiero di Hegel sulla filosofia della religione dalla fenomenologia dello spirito fino al 1831. Come avete visto, avevo preparato ancora molto, ma guardando l'orologio e essendo astronomo, dovendo anche misurare il tempo e rispettare il tempo, finirò qui, ma più precisamente finirò con l'ultima pagina del manoscritto. E l'ultima pagina, questo è soltanto un'osservazione veramente superficiale, ma finisco con questo, contiene anche una data precisa quando era finita la lezione, anche un'informazione che non si trova in Griesheim, cioè il 20 agosto del 1824. E poi Hegel pochi giorni fa si recò a Vienna e anch'io lo farò fra pochi giorni. Grazie. Beh, ringraziamo Thomas Posch per questa bella presentazione, perché tra l'altro tu dicevi può essere un elemento per cui qualcuno si alza e va via, no? Perché pensa ma sono piccole le differenze. Credo intanto che sia molto interessante entrare nel vivo del laboratorio dello studio, che dimostra anche come si fa un'edizione critica e che dimostra anche come alla fine alla base di molte intuizioni scoperte di differenze, di nuclei teorici, ci sia tutto questo lavoro che tu, che tanti altri appunto avete fatto. Quindi credo che quello che tu dicevi rispetto alla dinamizzazione dello studio della filosofia hegeliana, questo sia un lavoro sostanziale, appunto importante, per cui insomma almeno io veramente credo di esprimere quello che pensano anche gli altri nel ringraziarti per questa bella lezione che hai fatto e che hai fatto, ci hai fatto capire anche come sia un lavoro certosino e raffinato quello di riuscire a vedere le differenze tra i manoscritti. Quello che io ti chiederei, insomma, e poi magari sentiamo anche se ci sono altre domande del pubblico, perché mi interessa, si è detto una serie di cose, diciamo, almeno nell'interpretazione di Jeschke, il manoscritto del 1827 è un manoscritto molto speculativo, dove c'è il primato proprio della concettualizzazione rispetto al manoscritto, rispetto al testo del 21, che invece è un testo ancora immaturo per certi versi, mentre il testo del 24 è molto interessante perché si pone in maniera quasi dualistica l'opposizione tra una visione empirica e una speculativa. Cioè Hegel tende in questo testo del 24 a contrapporre queste due versioni. Quindi intanto ti chiederei se anche nel manoscritto di dove compare questa articolazione ed è dunque possibile riscontrare questa bipartizione. E poi un'altra cosa che invece a me interessa molto, e cioè lo leggevamo col professor Schneider alla fine della sua lezione, il ruolo della comunità, no? Nella parte finale. Appunto, però quello è il manoscritto del 24, però appunto nella parte finale dove si parla della comunità e del rapporto tra filosofia e religione, se c'è qualche slittamento importante rispetto al manoscritto di Griesheim. Sì, per la seconda domanda posso essere molto breve.
ma la situazione è anche sfortunata, cioè che non ho ancora finito 100% la trascrizione e mi mancano appunto le ultime 20 pagine, lo che è sfortunato, ma questa è ovviamente la parte più interessante. Sì, l'anno prossimo, sì. E concernente lo sviluppo, anche in questo punto la mia risposta sarà una delusione, perché non ho ancora fatto l'analisi. Sì, saprei forse come farla, vedere, studiare ad esempio le prove dell'esistenza di Dio, come entrano nel manoscritto, ma questo resta ancora a fare. Bene, quindi abbiamo ancora molto lavoro da fare, insomma, abbiamo un futuro davanti. Ci sono domande? Bene. Grande delusione. No, non è una grande delusione, è che abbiamo imparato, penso, molto. E quindi, insomma... Io avrei una domandina, però non so se direttamente, perché non sono esperta, però mi sembra che mi colpisce il fatto che lei abbia detto, giustamente, credo, che Hegel stranamente non menziona spesso o quasi affatto un pensatore che noi penseremmo molto vicino a lui, anche se di un'altra epoca, di un altro zeitgeist, eccetera, eccetera, ma eccetera. E quello che mi ha sempre colpito a me è che Hegel fa la stessa cosa con un altro pensatore che è anche più vicino, direi, a lui, soprattutto da un punto di vista della cosmologia, della teologia, della dialettica, e questo è Cusanus. C'è nessuno qui, o forse il dottor Posch, che mi sa spiegare che c'è dietro? Perché non nominare Cusanus, che chiunque penserebbe, beh, chiaramente questo è un predecessore e di un certo livello, o Meister Eckhart, che era studiato, letto, eccetera, fino all'epoca di Hegel e anche un po' dopo. Ci sono motivi per questo o ci sono manoscritti segreti di cui io non so nulla e che invece trattano di usarlo? Non so, lei ha un'opinione su questo? La risposta più semplice sarebbe riferirsi alle edizioni, ma non basta, mi sembra, perché attualmente sto lavorando su Keplero, un libro su Keplero, e in Keplero, che visse 200 anni prima di Hegel, la presenza di Cusanus è molto evidente, e anche non saprei dire come Keplero leggeva Cusanus, ma è abbastanza ovvio. E devo verificare, ma mi sembra che Keplero fa anche esplicitamente riferenza a Cusanus. La questione di Hegel è ancora molto più difficile, come lei ha sottolineato, più difficile che nel caso di Eckhart, perché Cusanus parlava anche di una logica quasi speculativa, allora i punti di riferimento sarebbero non solo la teologia, ma anche la logica speculativa, anche la filosofia della natura, e dunque per me è veramente molto, molto, molto enigmatico come questo poteva si è potuto accadere. Soltanto forse l'idea della filosofia medievale in generale che il professor Rinaldi ha presentato in extensu potrebbe forse dare una risposta, perché Hegel, anche se secondo me non era soltanto il grande sistematizzatore, aveva una grande
voglia di sistematizzare. Allora io direi che non è tanto ermetico e tutto compiuto come appare, ma comunque c'è questa voglia di sistematizzare, e dunque se prendiamo questa voglia di sistematizzare tutto, anche la filosofia del Medioevo, è questo che dice sulla filosofia medievale tipo scolastica, come potrebbe Hegel armonizzare i due aspetti, perché quello che dice Hegel, abbiamo ascoltato la mattina, della filosofia lo scolastica non è del tutto vero della filosofia di Meister Eckhart e di Cusanus. Avrebbe dunque dovuto modificare il modo di sistematizzare tutta la filosofia del Medioevo, o forse, come l'ha fatto Cassira ad esempio, prendere Cusano non come parte della filosofia del Medioevo, ma invece presentarlo come il punto di partenza della filosofia rinascimentale. E questo forse, se Hegel conosceva Cusano, forse quel problema dove menzionarlo, dove trattarlo, come sistematizzarlo, impediva una discussione esplicita. Yeah. Io direi fare anche una domanda, cioè, mi sembra che proprio da questi studi molto specifici, appunto queste pubblicazioni delle Nachschrift, Mitschrift e così, che sembrerebbero a prima vista sembrerebbe solo un lavoro filologico, diciamo. In realtà però questo spunto della dinamizzazione del pensiero di Hegel, perché in Hegel abbiamo questo contrasto: da una parte il lavoro al sistema, a chiudere, quindi, perché il sistema è il tutto va chiuso, nulla deve rimanere fuori; d'altra parte questo suo sforzo per tutta la vita, dal primo giorno, dal Tagebuch, dal primo giorno, questo sforzo continuamente di leggere nulla, leggere sempre, quindi apprendere cose nuove in tutti i campi del sapere, cosa oggi impensabile probabilmente per uno. E quindi questo continuo sforzo, diciamo, da parte di Hegel di aprirsi a nuove conoscenze, a nuovi campi del sapere, e di chiuderli però in un sistema. Quindi mi sembra che sia venuto fuori dalla sua relazione, da quella del professor Schneider e da tutto questo lavoro filologico naturalmente compiuto negli ultimi decenni, soprattutto in Germania chiaramente, e come questa lotta interna, diciamo, di Hegel, che poi, se vogliamo, è morto giovane, è morto per causa accidentale. Cosa altro avrebbe scritto e cosa altro avrebbe fatto, e come avrebbe pubblicato un giorno questa, la filosofia della religione, della storia, cioè. Restano molti punti interrogativi, no? In un pensiero invece che viene presentato spesso come un pensiero chiuso, sistematico, dove ogni questione ha la sua risposta. Non è vero, forse in Hegel troviamo più domande senza risposta che non risposta, ovvero i principi sì. Principi, quelli è vero, Hegel li ha definiti per bene, però poi questi principi vanno applicati, e forse oggi noi ci ha lasciato qualcosa, ci ha molto lavoro da fare noi, perché appunto si naturalmente ispiri il proprio pensiero all'idealismo assoluto. Ecco, quindi magari volete dire qualcosa ancora in più su questa dinamizzazione, sì, sulla base proprio del lavoro filologico. Sì, forse è soltanto un breve commento. Ci sono altre persone, diciamo, ad esempio Michelet oppure Rosenkranz, allievi di Hegel, secondo me non tanto, come si dice, fruttuosi, non tanto produttivi in quel rispetto che tu hai menzionato, nel rispetto di prendere serio il sviluppo della storia contemporanea, la storia delle scienze, eccetera. Rosenkranz è forse un po' più aperto attraverso nuovi sviluppi, Michelet forse un po' meno, ma il punto è che Hegel, se avrebbe vissuto fino al 1840 o meglio fino al 1860, un anno
che Windelband chiama l'anno di una peripetia della filosofia in Germania, perché nel 1860 morì Schopenhauer e finisceva quella, quel periodo, secondo me, sfortunato di un disprezzo per la filosofia speculativa. E se Hegel avrebbe vissuto fino alla fine di quell'epoca, fino a un primo piccolo rinascimento almeno della filosofia kantiana in Germania, forse molti problemi che abbiamo finora nella filosofia non sarebbero stati prodotti. E forse questa non è una risposta, ma è un pensiero che mi viene spesso, ma la storia della filosofia non è sempre fortunata. Io direi ci prendiamo veramente 10 minuti.